Il significato di un enunciato deve essere spiegato nei termini di come esso è determinato o di ciò che lo determina come vero o falso. Ora è necessario spiegare in che modo le parti di un enunciato convergano in un qualcosa di unitario. L'idea di Frege è che non abbiamo bisogno di colla per attaccare le une alle altre le parti di un enunciato. È questa l'idea tradizionale dell'essere, per cui la coppola, ossia il verbo essere, viene usato come una cosa. Quando si dice tutti i cavalli sono quadrupedi, la parola sono attacca, mette insieme quadrupedi e tutti i cavalli, o forse solo cavalli e quadrupedi. Frege invece pensava che espressioni di diverso tipo possono essere classificate in espressioni complete e espressioni incomplete. Le espressioni incomplete vanno pensate come se avessero dei buchi nei quali si inseriscono le espressioni complete. Questo spiega in che modo si ha qualcosa di unitario quando le si mettono insieme. Le espressioni complete sono di due tipi, quelle che si chiama nomi propri e gli enunciati stessi. Con nomi propri egli intende ciò che ora chiamiamo termini singolari. Così un'espressione semplice come Bologna o Prodi, o una complessa come la capitale dell'Italia o il figlio del presidente francese, contano tutte per lui come nomi propri. E ciò che le distingue è che le usiamo per indicare un oggetto particolare di cui vogliamo parlare. Le espressioni complete non vanno pensate come se fossero state messe insieme muovendo dalle loro parti. Gli enunciati sono messi insieme muovendo dalle loro parti, ma le espressioni incomplete sono formate muovendo dalle espressioni complete e lasciando fuori alcuni nomi propri in una, due o più occorrenze. Esse sono state formate in questa maniera e ciò spiega perché sono incomplete. Ora, tanto per fare un esempio, se si prende l'espressione la capitale d'Italia e si lascia fuori il nome proprio Italia, abbiamo la capitale di... Se prendiamo un enunciato come l'Italia ha molte belle città, l'Italia contiene molte belle città, e lasciamo fuori il nome Italia, abbiamo... contiene molte belle città. Al primo posto un'espressione funzionale, al secondo posto quello che ora chiamiamo un predicato o una posizione predicativa. Così quelle che hanno uno o più punti sono le espressioni incomplete. Ora, ad ogni espressione di ciascun tipo, completa o incompleta, corrisponde qualcosa al di fuori del linguaggio. Quanto determina ciò che adesso corrisponde è in parte il suo senso o significato, e in parte è il mondo. Così ad un nome proprio corrisponde un oggetto, ad una espressione funzionale come la capitale D corrisponde una funzione, così come in matematica una funzione come x al quadrato trasforma un numero in un altro, così un tipo più generale di funzione può associare in questo caso un paese a una città, l'Italia a Roma, la Francia a Parigi e così via. Nel caso dei predicati, Frege pensava che corrispondessero alle funzioni, ma in questo caso funzioni che attribuiscono agli oggetti dei valori di verità, il valore vero o il valore falso. Così, se abbiamo il predicato gira, esso darà ad ogni oggetto che gira il valore di verità e ad ogni oggetto che non gira il valore di falsità. Questo naturalmente è un esempio molto semplice del modo in cui in generale un enunciato viene determinato come vero o come falso in virtù delle corrispondenze delle sue parti a cose che sono al di fuori del linguaggio.
e li chiama la cosa a cui esso corrisponde Bedeutung. E questo è il significato del termine Bedeutung. E questa fu in effetti la prima teoria semantica. Una teoria semantica è una teoria che spiega in che modo un enunciato venga determinato come vero o falso nei termini della sua composizione, del modo in cui è fatto a partire dalle parole che lo formano. Ma la Bedeutung non è il significato, nel senso per cui capire l'espressione è conoscere il suo significato. Non ci può essere data la Bedeutung, il significato, in quanto correlato della comprensione. Come diceva Kant, ogni oggetto ci è dato in un certo modo. E Frege era d'accordo e pensava che la stessa cosa fosse vera per le funzioni. Così quella componente del significato di un'espressione, il modo in cui la sua Bedeutung ci è data, costituisce il suo senso, il suo Sinn in tedesco. Ad esempio, se si prende l'espressione la terra e l'espressione il terzo pianeta dal sole, la Bedeutung è la stessa, vale a dire lo stesso pianeta, ma il senso è diverso, poiché essi ci danno questi oggetti in due modi diversi. Questa è una descrizione concisa dell'intera teoria del significato di Frege.